saluto Ferruccio De Bortoli, direttore, buongiorno, editorialista con noi oggi. Grazie per essere sulle Fonti TV. Le posso chiedere, intanto, vabbè, facendo una lettura della giornata di ieri che ha dato il via ai lavori per l'elezione del Quirinale, se 7 anni fa Mattarella era considerato così non divisivo come oggi è considerato? Facciamo un passo indietro nel tempo e poi torniamo a oggi. Ma la storia delle elezioni che sono avvenute a maggioranza assoluta ci insegna poi che presidenti che sono stati eletti soltanto da una parte del Parlamento poi si sono dimostrati nell'esercizio delle loro funzioni al di sopra delle parti, insomma. Questo lo possiamo dire anche e soprattutto per Mattarella. Mattarella è stato eletto con maggioranza assoluta, ma ha saputo, diciamo, in tutti questi 7 anni dimostrarsi al pari dei suoi predecessori, perché dobbiamo dire il nostro da questo punto di vista è un paese fortunato, nel senso che ha avuto quasi sempre dei presidenti all'altezza del loro compito, che hanno saputo interpretare il ruolo che loro assegna la Costituzione, cioè di garanti dell'unità nazionale al di sopra delle parti. E guardate che questo è molto legato al fatto che è un'elezione indiretta, perché se fosse un'elezione a suffragio, diciamo, universale, è chiaro che sarebbe estremamente diverso, insomma, eletto da una parte dei cittadini, mentre in questo caso, anche se eletto da una parte del, seppur maggioritaria, del Parlamento, dei grandi elettori, è poi una persona, una personalità che deve guadagnarsi, insomma, il rispetto di tutti, e questo è quasi sempre avvenuto, insomma. Ci sono state ovviamente presidenze più divisive, insomma, che hanno addirittura portato a delle rotture molto forti, mi riferisco in particolare a Cossiga e Scalfaro, però da questo punto di vista dobbiamo dire che, insomma, la storia delle presidenze della Repubblica è una storia di persone, seppur rappresentanti di una parte, che hanno saputo poi essere i garanti di tutti. Le faccio una domanda che è un po' un collegamento. Oggi mi piace fare domande nelle domande, però insomma è tutto collegato. Il fatto che, ripartiamo da Mattarella, dalla figura istituzionale, da quello che ha rappresentato Mattarella per il paese e per la politica, il fatto che la politica oggi dica che Mattarella è stato il presidente più in gamba, uno dei presidenti più in gamba della nostra Repubblica, della storia della nostra Repubblica, si collega in qualche modo, domanda un po' anche provocatoria, direttore, mi perdoni, al fatto che la politica si sia fatta trovare impreparata a questo appuntamento, cioè che non abbia ancora un nome condiviso, e quindi, come dire, ma quasi quasi riproponiamo Mattarella, che tutto sommato è stato uno dei presidenti migliori, quindi diamo ancora lui l'incarico di guidare la nostra Repubblica. Ci potrebbe essere una sorta di collegamento da questo punto di vista? Guardi, io ho scritto più volte che la soluzione migliore per il nostro paese in questo momento particolarmente difficile, non soltanto per la pandemia, ma per tutto quello che sta accadendo al di fuori dei nostri confini, credo che il modo migliore sarebbe quello di confermare Draghi a Palazzo Chigi e Mattarella al Quirinale. È ovvio che Mattarella non è d'accordo, perché se soltanto minimamente facesse intravedere qualche possibilità, chiaramente suonerebbe come una sorta di autocandidatura, e questo non è giusto. Peraltro Mattarella, che non dimentichiamo, professore di diritto costituzionale, ha una sua idea sul fatto che comunque la reelezione sia un'eccezione, insomma, e il fatto che questa eccezione venga ripetuta dopo Napolitano, beh, insomma, questo chiaramente rappresenta un'innovazione che incide direttamente sulla costituzione materiale del paese, per cui la sua contrarietà è, sotto il profilo personale ma anche sotto il profilo del diritto, assolutamente comprensibile. Però viviamo una situazione eccezionale, ecco. Però è chiaro che se si dovesse arrivare, e l'ipotesi è tuttora sul tavolo, se si dovesse arrivare
ad una richiesta a Mattarella di restare, questa richiesta non potrebbe che essere una richiesta di tutto il Parlamento, quindi anche dell'opposizione, e segnerebbe una nuova sconfitta dei partiti e anche, se vogliamo, un indebolimento dello stesso Parlamento, parliamoci chiaro. Esatto. Un Parlamento esatto. Che non riesce a decidere, quindi vuol dire che è un corpo legislativo che non riesce a giustificare la propria esistenza nel momento più solenne nel quale deve eleggere un capo dello Stato. Insomma. Ecco, io vedrei poi questa, anche se naturalmente sarei d'accordo ad una rielezione, anzi l'ho scritto e penso che sarebbe la via d'uscita migliore, però arrivarci in queste condizioni, diciamo, di un Parlamento sfibrato che non riesce a trovare una sintesi, beh, sarebbe una sconfitta dell'intera politica e sarebbe una pagina ovviamente non tra le più belle del funzionamento del Parlamento, anche se naturalmente alla rielezione. Probabilmente se avessimo cominciato questo iter tenendo conto che è la prima volta che abbiamo una situazione che incrocia la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio, perché non è mai avvenuta nella storia del passato tra la Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Repubblica. Beh, insomma, se con un po' di previdenza i partiti ci avessero pensato prima, probabilmente si poteva arrivare ad una soluzione di compromesso prima di arrivare alle ore che precedono il voto. Però bisogna dire che è sempre successo così, che comunque questo fa parte, diciamo, della prassi politica, insomma, i giochi si fanno fino all'ultimo. Anche se, appunto, assolutamente, anche se ha toccato tantissimi punti, è un momento istituzionale veramente complicato. Peraltro sarebbe proprio la prima volta in cui, se ipotizzassimo che Draghi potrebbe diventare il nuovo Presidente della Repubblica, no? Lascerebbe l'incarico a Palazzo Chigi, andrebbe al Quirinale, dovrebbe nominare ovviamente il nuovo Presidente del Consiglio, eccetera, eccetera. Quindi prima volta, dovrebbe traslocare e subito occuparsi comunque in modo indiretto, tra virgolette, del governo. Come ha detto lei, il fatto che esista un precedente, cioè della riconferma del capo dello Stato Napolitano, è costituzionalmente possibile, ma poco accettabile. Abbiamo sentito anche un professore poco fa di diritto costituzionale, cioè non deve essere il precedente, no, Napolitano, ma l'eccezione. Però appunto qualcuno si nasconde dietro il fatto, cosa che è peraltro, che questo è un momento in effetti difficile. Due eccezioni una dietro l'altra Esatto, però diciamo che sarebbe, insomma, un po' una conferma. E infatti la mia domanda era quella a cui lei ha già risposto, se possiamo dichiarare un po' una sorta di fallimento della nostra classe politica, ma non tanto solo sull'aspetto della non decisione, ma anche sul fatto che non si trovi e non si possa trovare un altro profilo che possa, no, ricoprire questa carica. Cioè, lo ritengo abbastanza, insomma, abbastanza poco dignitoso per il nostro paese, direttore. Lei ha perfettamente ragione, però sa, c'è stato un cambiamento non solo politico, ma quasi, se vogliamo, antropologico della rappresentanza parlamentare, nel senso che una volta c'erano dei gruppi che, per carità, erano anche divisi, perché il fenomeno dei franchi tiratori c'è stato ed è stato molto forte, molto, persino anche con aspetti persino violenti per certi versi, insomma, con delle bocciature nella Prima Repubblica piuttosto aspre, tra l'altro all'interno di quello che era il partito principale, cioè la Democrazia Cristiana. Però sì, è anche vero che un tempo i capi dei partiti potevano vantare il controllo sui partiti medesimi. Perché quando a un certo momento si decise, e parliamo delle uniche due elezioni che sono avvenute a maggioranza qualificata dei due terzi, cioè mi riferisco a Cossiga e a Ciampi, beh, lì sono stati alcuni capi dei partiti, che maggioranza e opposizione, che si sono messi intorno ad un tavolo in una stanza, hanno deciso, e la loro decisione è stata pressoché rispettata dai grandi elettori, anche se non dobbiamo dimenticarci che nel caso di Ciampi, che all'epoca era ministro del tesoro del governo Prodi, nel caso di Ciampi ci furono 150 franchi tiratori.
Certo. Oggi ovviamente nessuno è in grado di poter dire quanti dei peones, di quelli che hanno votato in maniera così bizzarra ieri, Lotito, Zoff, di questo genere, poi saranno nel segreto dell'urna disposti a seguire l'indicazione di un capo che non riconoscono. Faccio il caso che il più grande gruppo è quello dei 5 Stelle, ma non si può dire che i 5 Stelle siano un gruppo granitico, e non vedo nessuno all'interno di 5 Stelle che possa dire, nemmeno Conte, che dovrebbe essere teoricamente il leader, che possa dire ai deputati, senatori ed elettori regionali: votate questo nome. Ecco, prima di salutarla, l'ultima cosa, ieri Draghi ha detto, ha chiesto questa cosa: che volete che faccia durante gli incontri con i leader dei partiti? C'è il rischio che Draghi molli tutto? Perché poi, insomma, tra le varie riflessioni che si stanno facendo nelle ultime ore c'è anche questa. Se non si dovesse trovare un accordo, no? Che lui dica basta. Il rischio c'è indubbiamente, nel senso che adesso il nome di Draghi è in campo, anche per sua stessa iniziativa, questo dobbiamo dire. Certo, insomma, certo, assolutamente. Iniziativa sì. Non priva di criticità di carattere istituzionale. Ed è chiaro che se venisse bocciato il nome di Draghi, questa bocciatura verrebbe interpretata come una sorta di sfiducia come premier, perché è chiaro che c'è un principio dei due vasi comunicanti, ovvio, e questo per noi è un serissimo rischio. Cioè, io trovo che adesso la strada maestra sia quella di trovare un accordo che consenta l'elezione di Draghi alla quarta votazione, perché se questo accordo non si trovasse, magari legittimamente si andasse su un altro nome, e ce ne sono, per carità, però ci si dovrebbe porre il problema delle conseguenze non piccole che potrebbero esserci sulla tenuta del governo e sullo stesso, diciamo, gradimento del premier, e anche convinzione da parte dello stesso premier di avere la possibilità di andare avanti dopo un voto sostanzialmente di sfiducia. Per i mercati sarebbe la stessa cosa averlo al Quirinale o a Palazzo Chigi, o invece, insomma, come ritiene lei, ma anch'io, io sono più o meno della stessa idea, che sarebbe meglio che lui restasse dove è adesso, insomma. Sono convinto che la cosa migliore per il paese è quella di avere un governo come quello che ha lavorato in questi ultimi 12 mesi, neanche peraltro conclusi, perché quella è la garanzia internazionale che noi abbiamo dato ai nostri creditori. Esatto. Piccolo particolare. E naturalmente, però, è anche vero che Draghi al Quirinale per 7 anni è una garanzia istituzionale che l'Italia può vantare, al di là di quelle che potrebbero essere gli esiti delle elezioni del 2023. Sì, sì, sì. Sul piatto della bilancia ci sta proprio il breve termine e il lungo termine, chiaramente, no? Un periodo molto più ampio in cui ovviamente potrebbe garantire la figura di Draghi la tenuta del nostro paese, ammesso che però si riesca a tenere adesso, no? È un po' un cane che si morde la coda, quindi è per quello che è un momento istituzionale decisamente delicato. Grazie a Ferruccio De Bortoli per essere stato con noi. Grazie, grazie, buona giornata.